Buonasera, ben ritrovati. Ancora contagi da Covid, ma la situazione migliora negli ospedali. Diminuiscono i ricoverati, ce ne sono meno sia a Novara sia nel resto del Piemonte. Nessuna criticità nelle ultime 24 ore e intanto prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione della quarta dose del vaccino in vista della ripresa dell'anno scolastico che partirà il 12 settembre ufficialmente senza l'utilizzo di mascherine, come avete potuto sentire anche dagli organi di informazione nazionale proprio in queste ore. Dunque una situazione che continua a migliorare e che si assesta su livelli tranquilli, sicuramente più tranquilli di quelli dei mesi scorsi. Ed ora voltiamo pagina e parliamo delle iniziative della Fondazione Comunità del Novarese in un momento difficile, in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, un territorio che reagisce, che si fa prossimo, premiate 8 associazioni, 8 enti che si adoperano a favore della collettività. 8 i progetti per uno stanziamento complessivo di oltre 200.000 euro giudicati meritevoli di contributo da Fondazione Comunità Novarese Onlus, svelati nei giorni scorsi durante FC Dona. Uno stanziamento importante reso possibile anche dalle risorse di Fondazione Cariplo, che testimonia il valore delle idee presentate e la capacità delle organizzazioni del territorio a reagire anche ai momenti più complessi. FCN dona oggi ad altri 8 progetti per uno stanziamento superiore ai 200.000 euro che sono stati selezionati sui 5 strumenti erogativi che abbiamo lanciato qualche anno fa. Colgo l'occasione per lanciare un appello e un invito alle associazioni, alle organizzazioni, agli enti anche pubblici della Novarese. I nostri bandi sono sempre aperti. Usiamo la parola bando, che a volte può spaventare, può sembrare un parolone, allora diciamo che è una chiamata all'idea, un call for ideas. Veniteci a parlare delle vostre idee, siamo disponibili ad ascoltarvi e insieme troveremo il modo di sostenere i vostri bei progetti. Altre informazioni su fondazionenovarese.it. Ed ora l'economia. A Vercelli nuove aperture nella centralissima piazza Cavour. Nell'ex Biverbanca stanno per aprire i battenti 2 attività, mentre molte altre rimangono ancora chiuse. Lavoro in corso qui in piazza Cavour a Vercelli, quindi nel cuore della città storica, per la realizzazione, la trasformazione di quella che era la Biver Banca in 2 nuove unità commerciali. Qui al pian terreno una profumeria, mentre al primo piano con terrazza un bar. Dobbiamo dire che il centro città di Vercelli un tempo era popolato di istituti bancari. A pochi metri l'una dall'altra si trovavano infatti le sedi di importanti filiali, dalla Banca d'Italia in Piazza Risorgimento all'Unicredit fino alla Banca dell'Agricoltura. Tutte sedi ormai dismesse, in vendita ma senza acquirenti, data la vastità e il relativo costo degli immobili da ricollocare. Più contenuti invece questi spazi dell'ex Biverbanca che si affacciava appunto su Piazza Cavour e che ora, secondo i giornali cittadini, ospiteranno presto 2 nuove attività aperte al pubblico. Come abbiamo detto, al pian terreno troverà posto una profumeria, mentre al piano rialzato, al terzo piano, verrà realizzato un bar con rooftop un po' di sapore milanese, affacciato sulla bella piazza principale. Gli investitori, sia nel caso della profumeria che nel caso del bar, sono dei privati che hanno creduto nel futuro della città, la quale a sua volta auspica che nuovi coraggiosi imprenditori risollevino le tante serrande che nel corso degli anni si sono abbassate qui in centro. Ed ora ci spostiamo a Gattinara, dove dopo 2 anni difficili a causa della pandemia è tutto pronto per la nuova edizione della Festa dell'Uva. Torna a Gattinara la gettonatissima Festa dell'Uva, che ormai da un paio d'anni è stata brandizzata con il nome L'Uva, tutto attaccato. La festa comincerà alle 18 di venerdì 9 settembre con la sfilata degli sbandieratori di Asti per le vie della città. Seguiranno poi concerti in vari punti cittadini da parte di artisti del territorio. Ancora musica sabato 10 settembre, che comincia alle 16.30 con vari appuntamenti musicale di intrattenimento in diversi punti della città. La sera poi alle 21.30 musica anche con Radio Valsesia, che avrà la sua postazione in via Cavour. Ancora tanti gruppi musicali con vari generi, numerosi punti della città in questa giornata. Seguirà poi a domenica 11 settembre il raduno alle ore 11 delle Fiat 500 in piazza Paolotti.
Si proseguirà ancora con tanti intrattenimenti, tra cui la replica del sempre suggestivo spettacolo degli sbandieratori di Asti. Per tutte e tre le giornate della festa in città ci saranno mercatini, a cui si aggiungerà la ruota panoramica in piazza Paolotti, dove saranno installate anche le giostre per i bambini. In corso Vercelli invece ci saranno i giochi dei nonni e in villa Paolotti la probiennale di arte contemporanea. A proposito di feste, a Novara, in via Auxilia, è tutto pronto per la festa del Parco Vivo. Appuntamento con la poesia e la buona compagnia. Eccomi qua. Io sono Silvano Crepaldi, e sono il responsabile editoriale del progetto Asino Chi Legge, che si prefigge lo scopo di pubblicare opere che riguardano il novarese. Il novarese inteso non come la provincia di Novara oggi, ma per dare un'idea il territorio della diocesi, quindi molto più ampio, Valsesia, Ossola e parte della Lomellina. Il 10 di settembre ci sarò anch'io alla festa del parco di Via Auxilia e in quell'occasione porterò alcune delle pubblicazioni più richieste. Inoltre vi darò anche una breve anticipazione di quello che sarà il nuovo giallo noir che uscirà, penso, più o meno ad ottobre. Quindi vi do appuntamento al 10 di settembre al parchetto di Via Auxilia e speriamo di ritrovarci in tanti e di poterci anche divertire. Voltiamo pagina. La provincia di Novara si congratula con una lettera con gli studenti delle scuole superiori del territorio per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni. Il Servizio Istruzione della provincia di Novara ha inviato nelle scorse settimane un messaggio di congratulazione agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Novarese, in tutto 220 che hanno superato l'esame di maturità con il punteggio di 100 e quello di 100 con lode. Nella lettera vengono espresse le più sentite congratulazioni per l'eccezionale risultato conseguito a coronamento di un brillante percorso scolastico. La provincia è orgogliosa delle eccellenze che rappresentano un arricchimento del territorio e ripone nei migliori diplomati grandi aspettative per il futuro. Gli studenti sono stati ringraziati dunque per l'impegno profuso negli studi, a cui vengono formulati i migliori auguri per un futuro professionale universitario che sicuramente darà un apporto positivo allo sviluppo del Novarese. Allora vediamo nel dettaglio. Ci sono stati 600 al Bonfantini di Novara, 1 alla paritaria Quintino Sella di Novara, 2 al Liceo delle Scienze Umane Bellini, 3 alla paritaria San Lorenzo, 5 al Mossotti, 4 al Nervi, 8 al Don Bosco di Borgomanero, 10 al Fauser di Novara, 11 all'Omar di Novara, 11 anche al Liceo Scientifico Antonelli, 10 al Pascal di Romentino, 15 al Liceo Artistico Musicale Coreutico Casorati, 17 al Liceo Scientifico del Convitto Carlo Alberto, 18 al Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto di Novara, 20 al Liceo Scientifico Galilei di Borgomanero, 19 al Da Vinci di Borgomanero e 15 allo Scientifico Fermi di Arona. Per quanto riguarda i 100 con lode, ce ne sono stati 1 al Liceo delle Scienze Umane Bellini, 1 al Mossotti, 2 alla paritaria Don Bosco, 1 al Fauser, 1 all'Omar, 2 all'Antonelli, 6 al Pascal, 3 al Liceo Artistico Casorati, 2 al Liceo Scientifico del Convitto Carlo Alberto, 4 al Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, 2 al Liceo Scientifico Galilei, 6 al Da Vinci e 13 allo Scientifico Fermi. La pallavolo, primo raduno giovedì sera per la Igor Volley Novara. Sentiamo la palleggiatrice Ilaria Battistoni. Sono contenta di essere qua per il terzo anno. E sì, ho avuto esperienza anche quest'estate in nazionale, ma sono molto concentrata ora per la stessa stagione. E sono sicura che sarà un campionato molto difficile perché ci sono diverse squadre quest'anno molto attrezzate, molto forti, ma sono sicura che ci sarà tanta voglia di riscatto e di rivalsa e grande entusiasmo in questo nuovo gruppo. Ora siamo in 4, spero tra qualche giorno in 5, poi ma dovremo farci trovare pronte il possibile per quando arriveranno le altre ragazze che arriveranno subito, poco prima del campionato, che saranno già in prima, saranno già allenate.
Al raduno della Igor abbiamo incontrato anche il nuovo questore di Novara, Alessandra Faranda Cordella, che abbiamo intervistato. La Igor veramente è una delle realtà al top, sia sotto il profilo sportivo sia quello comunitario, ecco, diciamo così. È una bella impresa, diciamo, possiamo definirla così nel senso più ampio, perché comunque quello che fa è anche, non è solo fare il business, anzi, in realtà fa qualcosa di più, crea quella sinergia sul territorio che per chi fa sicurezza, per me in particolare con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è importante. Ogni territorio vivo, ogni territorio che riesce a fare rete è un territorio più sicuro. Novara è un territorio sano, momenti come questi, anche quello che facciamo per coinvolgere i nostri giovani nello sport e sapere che ci sono delle eccellenze di questo tipo non può che essere un esempio. Per i ragazzi lo sport è uno di quei momenti in cui si costruiscono le regole, si costruiscono anche il futuro dei giovani, quindi credo che siano momenti importanti. Tra l'altro una squadra come quella di pallavolo davvero riesce un po' anche a scalzare il primato del calcio e questo è importante perché ai giovani va dato anche un'alternativa, ecco. Quindi quello che tante volte abbiamo fatto in altre realtà, cioè andare negli spogliatoi a parlare di legalità, è quello che voi fate con il famoso terzo tempo, meno male. Quindi provare a creare quel fair play che spiega ai nostri giovani che bisogna rispettare le regole e soprattutto rispettare l'avversario. Ed ora passiamo alla pallacanestro con l'Oleggio Magic Basket. La pagina dei capitani dell'Oleggio Magic Basket si arricchisce di un nuovo nome. Sarà Giacomelli a prendersi cura degli squali, l'atleta che da più stagioni sta indossando la maglia biancorossa, dimostrando un legame forte e sincero con la società. Arrivato con il mercato invernale nella stagione 2018-2019, culminata con la qualificazione ai playoff, Giacomelli ha disputato a Oleggio altre 2 stagioni intere, per poi tornare a metà della precedente. Dunque, 4 anni intensi insieme. Sono molto contento, dice. È una bella responsabilità, ma sono pronto. È la prima volta che sono capitano ed è una bella sensazione esserlo in una società cui tengo molto e che mi ha dato tanto e voglio restituire quanto più possibile. È tutto, grazie per essere stati con noi. Buona serata con i nostri programmi.